la Dark Zone? Allora, la DZ Edizioni, nata dalla Dark Zone, che era un'associazione culturale, e è una casa editrice, ovviamente completamente gratuita. Siamo nati a gennaio del 2017, quindi siamo una casa editrice relativamente giovane, che però in questo brevissimo arco di tempo si è già messa in mostra per la qualità e la quantità delle sue pubblicazioni. Siamo una casa editrice ovviamente generica, quindi pubblichiamo tutti i quanti generi. Siamo nati un pochino più legati al fantasy, però nel corso del tempo ci siamo specializzati e pubblichiamo veramente qualunque cosa, dal giallo al thriller, al romance, all'horror, paranormal, distopico, tutti sotto generi del fantasy, quindi urban, epico, dark, quindi siamo una casa editrice generalista, pubblichiamo qualunque cosa e ovviamente puntiamo moltissimo sulla qualità. Ci arrivano tantissimi manoscritti, tanto è vero che recentemente abbiamo dovuto chiudere la selezione della la ricezione dei manoscritti proprio per la mole di materiale che ci era arrivato e quindi ovviamente selezioniamo molto bene i titoli su cui puntare, cerchiamo dei testi che siano originali, quindi che abbiano qualcosa di nuovo da dire e ovviamente che facciano della qualità, insomma, il loro punto di forza, qualità e quantità. Questi siamo noi, ci fa piacere che ci stiamo facendo un nome, le persone ci conoscono, ci cercano e ci scelgono, noi siamo contenti di essere scelti e a nostra volta scegliamo gli autori nei quali crediamo veramente tanto. Per magari mettersi in contatto con voi, trovare i vostri titoli, quali sono i recapiti, dove vi possono cercare? Allora, sul sito della Dark Zone, che è www.dark-zone.it, c'è una pagina dedicata ai manoscritti. Rimando sempre lì perché lì trovano non soltanto ovviamente il nostro sito, quindi possono farsi un'idea di che cosa pubblichiamo più nello specifico, ma trovano tutte le informazioni inerenti all'invio di manoscritti. Fra l'altro do un'informazione tra virgolette in anteprima, che a fine maggio dovremmo riaprire la selezione, che come dicevo avevamo chiuso, quindi la riapriremo, perciò andate tranquillamente sul nostro sito, vedete che cosa cerchiamo, proprio come materiale da inviarci, quindi ovviamente una sinossi, il testo completo, una presentazione vostra, ma trovate tutto nel dettaglio sul sito.